Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, con l'epistolario numero 1, il volume numero 1 qui tra le mani, per leggervi una lettera che Padre Pio scrive da Pietrelcina il 20 giugno del 1913. Si tratta di una lettera significativa, interessante, perché lui scrive a Padre Benedetto. Si trova a Pietrelcina perché purtroppo una strana malattia lo costringeva a restare fuori dal convento e quindi ritornava sempre a casa, nella sua casa natale. Perché è una lettera importante? Perché Padre Benedetto gli fa una precisa richiesta nel 1913, il 15 giugno, gli chiede, ecco, vedo nella lettera precedente, vorrei sapere qualcosa di distinto su quello che ti pare in quelle rivelazioni che mi hai fatto, locuzioni soprannaturali che mi fai cenno. In queste cose, scrive il suo provinciale, bisogna andare cauti e non prendere per oro tutto ciò che luce. Giustamente vuole chiedere, vuole sapere che cosa ti sta accadendo. E lui spiega: mio carissimo padre, le manifestazioni che il Signore suole fare all'anima mia parmi che vadano distinte così, in manifestazioni ed apparizioni puramente soprannaturali, riguardanti esseri privi di forme, e manifestazioni di esseri sotto forme umane. Le prime riguardano Dio, le sue perfezioni, i suoi attributi. Di queste non riesco in nessun modo a trarre in iscritto, nonostante che l'ho presente alla mente, come tengo attualmente presente questo foglietto su cui sto scrivendo. Un esempio però spero che le chiarirà in modo assai la cosa. Portiamoci dinanzi ad uno specchio. Cosa vediamo? Non altro se un'immagine umana. Il nostro intelletto, seppur non è infermo, non dubiterà neanche per sogno essere quella l'immagine che non sia la nostra. Poniamo il caso che tutti gli uomini volessero provarci, che noi ci inganniamo nel voler credere che l'immagine che vediamo nello specchio sia la nostra. Riuscirebbero forse, non dico a rimuoverci dal nostro convincimento, ma a farci forse nascere un dubbio, anche lievissimo, intorno a questo? No, non di certo. Ebbene, lo stesso avviene in me in queste manifestazioni e locuzioni divine. L'anima vede questi celesti segreti, quelle divine perfezioni, quegli attributi divini assai più di quello che noi vediamo nella nostra immagine nello specchio. Gli sforzi che fu a me stesso nel voler dubitare intorno alla loro realtà non riescono ad altro se non a sempre più rendere l'anima più forte nel suo convincimento. Non so se vi è mai capitato essere presente quando sopra di una gran fiamma di fuoco si versa un po' d'acqua. Questa poca acqua non solo non smorza quelle fiamme, che anzi vediamo che questa acqua serve a maggiormente alimentare quelle fiamme. Così accade a me. Dopo tutti gli sforzi che mi fo a voler dubitare che queste cose non provengono da Dio. Ma ritorniamo a quell'immagine che osserviamo nello specchio. Noi non possiamo separare di certo quell'immagine dallo specchio e molto meno noi possiamo toccarla col tatto. Eppure l'immagine esiste fuori di noi, sebbene non senza di noi. Lo stesso accade a me. L'anima rimane sua, fondamentalmente convinta che quelle celesti manifestazioni non possono provenire se non da Dio, nonostante i continui sforzi che si fa nel volerci dubitare. Ma siccome ci riesce impossibile di separare quell'immagine dallo specchio e toccarla, parimenti anzi più difficile ancora mi riesce a ritrarre in iscritto questi celesti segreti, e questo per mancanza di termini. L'anima può senza ingannarsi affermare solo quello che esse non sono. Tutte queste manifestazioni producono sempre effetti nell'anima, essa ne esce sempre più compenetrata della sua indegnità, conosce a questa luce di essere la più miserabile delle creature che mai abbia visto la luce. Si sente maggiormente distaccata da questo basso mondo, sente di essere in terra d'esilio assieme a molte altre anime, ma immensamente soffre. Soffre nel vedere quante sono poche quelle cose che tra le compagne di sventura aspirano come lei la terra promessa. Si sente sempre più compenetrata della bontà di Dio e geme perché vede essere poche quelle che l'amano senza interesse. Soffre ancora nel vedersi sì povera, non per altro se non perché nulla può offrire in segno di gratitudine ad un sì eccelso benefattore. Una lettera abbastanza lunga, corposa, dove Padre Pio descrive quello che gli accade e poi termina. Il Signore è sommamente caritatevole che, nonostante le offese
che da noi riceve non manifesta le cose nostre ad anime, che alla fine sono sempre anime secolari. Pregate per chi tanto vi ama.